Siamo nel giardino di corte interna di Castelbrando. È un luogo molto suggestivo, è attualmente circondato da dei palazzi del 1500 e del 1700, che però, facendo uno sforzo di immaginazione, dobbiamo immaginare, andando ben indietro nel tempo, come un luogo circondato da delle mura con una torre mastio di controllo che serviva proprio per il controllo militare dei valichi di montagna, in questo particolar modo del Passo Praderadego. Una situazione quindi anche architettonica molto diversa rispetto a quella che c'è al giorno d'oggi, ma che dà origine a quello che è oggi Castelbrando. All'interno di questo contesto si sviluppa tra il XII e il XIII secolo un primo palazzo abitativo in luogo dell'attuale cinquecentesco, proprio ad opera dei conti da Camino, i quali, oltre al palazzo abitativo, costruiscono anche una prima chiesetta romanica, quindi appunto in epoca medievale, oltre che ampliare le mura che appunto inizialmente erano rilegate a questo spazio più ristretto, e all'interno di queste mura vengono inserite quelle due torrette che ancora oggi si possono vedere in cima alla funicolare uscendo nel giardino. Allora, che cosa troviamo all'interno di questo giardino di corte interna? Troviamo delle testimonianze dell'antico passato di Castelbrando, a partire da un capitello di epoca longobarda che è incastonato come un gioiello nel muro di questa corte interna, ma soprattutto troviamo il manufatto che io ho adesso dietro le mie spalle, che è un bassorilievo di fine del 1300 raffigurante Brandolino III. Chi è arrivato qui per primo della famiglia Brandolini è Brandolino IV, questo è un suo antenato, e questo bassorilievo lo raffigura sul suo letto di morte, è la sua lastra tombale proveniente dalla chiesa di San Francesco a Treviso, dove lui è stato seppellito, ed è molto interessante non solo per lo stato di conservazione straordinario che ce lo consegna e ce lo fa vedere al giorno d'oggi, ma perché ci fornisce delle informazioni. Ci dice innanzitutto che la famiglia Brandolini arriva qui da Bagnacavallo, un posto tra Ravenna e Forlì, ma ci dice anche di cosa è morto Brandolino III. È raffigurato con la sua armatura sul letto di morte, cosa che poteva essere possibile nella nostra penisola anticamente solamente se un guerriero moriva sul campo di battaglia. È un guerriero dalla grande eleganza, con dei dettagli eleganti come per esempio il gonnellino decorato che gli scende dall'armatura. Sul suo petto appare una parte dello stemma dei Brandolini con i piccoli scorpioni che derivano dalla loro partecipazione alle crociate.